Salve a tutti, io sono di Crusa Pietro, molti di voi mi conoscono, sono un collaboratore scolastico e praticamente ho fatto da un anno circa abbondante che faccio scioperi, manifestazioni e a dicembre ho fatto lo sciopero della fame, ho sospeso la radioaspirina per tutto il comparto scuola, per tutta l'Italia. Praticamente io voglio dire a tutti, a tutta l'Italia, che dobbiamo difendere tutto il nostro lavoro, non soltanto comparto scuola, ma tutti i settori, perché ognuno di noi ha diritto al lavoro e dare dignità alla famiglia. E praticamente oggi siamo al secondo giorno dello sciopero della fame, dato che a dicembre io l'ho fatto a presa di dipendenza, sospendendo la cardiospirina. Dopo 15 giorni sono andato a finire in ospedale, al che il governatore Lombardo, sapendo questo discorso, all'1:30 di notte mi hanno telefonato per ricominciare a mangiare, perché il governatore Lombardo, preoccupandosi della mia salute, ha detto ai miei colleghi che li riceveva. Così è stato, al che mi ha riconvocato anche a me insieme ai miei colleghi. Abbiamo spiegato la situazione delle scuole, degli enti locali, di tutto, di questi tagli massacranti, di questo decreto 133, che secondo me la colpa, noi diamo la colpa a questo, la colpa a quella, la colpa ai sindacati, la colpa alla politica, la colpa principalmente è nostra, perché non abbiamo quella forza, quel coraggio, abbiamo paura, non lo so. Dobbiamo difendere noi stessi in primis il diritto al lavoro, se teniamo realmente la famiglia, i nostri figli, ci dobbiamo sbracciare, non dobbiamo pensare che sono gli altri che ci risolvono il nostro problema, perché è un problema di tutto in generale. È facile dire a colpa quella, a colpa quella, a colpa quell'altro. La colpa parte da tanto tempo prima, dei governi, degli si è mangiati i soldi, chi continua a mangiare soldi, non capiamo che lo Stato sperpera denaro, queste politiche, non sappiamo più se siamo di destra, di centro, di sinistra, che loro fanno i suoi porci comodi, spendono soldi lì, chi si compra yacht, chi si compra palazzi, il governo che spende milioni di euro acquistando aeroplani, e noi moriamo di fame. I tagli non si fanno sulle persone, i tagli si fanno sullo spreco pubblico. E io ho notato in certi palazzi lampadaie enormi con 50 lampadine accese, che non facevano luce a nessuno, cioè non c'era nessuno, e sta luce che gira, e macchine che camminano, cioè sprechi inutilmente, no. Io voglio dire, così, bonariamente, chi si è approfittato di questi fondi che si mandano per riequilibrare le finanziarie, li rimettono nel bilancio e danno possibilità a noi, padri di famiglia, che apparteniamo all'Italia, apparteniamo tutti all'Italia. Noi votiamo e ci portiamo noi là sopra, al governo, al potere. Voi avete bisogno di noi e noi abbiamo bisogno di voi, perché vi abbiamo scelto noi per governarci, ma ci dovete governare dandoci la nostra dignità. Il governo vuole fare il ponte a Messina, miliardi di milioni di euro, ma io mi chiedo, con questa disoccupazione in Sicilia, che non abbiamo fabbriche, industrie, non c'è niente, cosa dobbiamo trasportare dalla Sicilia al nord? Ma con che cosa? Soltanto debiti cambiare, dobbiamo avere la forza di spingere gli autotreni, perché non possiamo mettere la naftalina negli autotreni. Perciò non diamo colpa agli altri, questo, quello. Incominciamo a guardarci dentro e dire: è il mio diritto rimanere persone pulite, oneste e rivendicare il nostro diritto. Grazie a tutti. Sì, 24 ore su 24 ore. Ah, una cosa importante, come ho sospeso la radiospirina a dicembre, purtroppo la devo risospendere qui perché prendo 5 medicine.
E purtroppo devo sospendere perché non mangiando, facendo il digiuno, devo sospendere la cura. E forse perché mi frulla nel cervello, che dopo 10-15 giorni, se non ottengo il lavoro, inizio lo sciopero della fame e muoio qui. E denunzio che la colpa non è mia, ma è del governo che mi ha portato a questo punto. Stop, non ho altro da dire. E con me si è aggregato anche un mio collega che ha fatto nel mese di agosto, questo mese fa un anno, che l'anno scorso lui ha fatto anche lo sciopero della fame qui, e si è aggregato di nuovo con me e insieme ha salvato l'altra donna, che adesso sta in una discussione, poi ve lo ripresento. Giacomo Russo. Ciao colleghi, mi chiamo Giacomo Russo e come l'anno scorso ricomincio lo sciopero della fame. Anche quest'anno, diciamo, ovviamente per lo gesto estremo che stiamo facendo viene sconsigliato un po' da tutti voi. Ma io quello che vi voglio dire è innanzitutto un grazie. Grazie veramente a tutti i precari della scuola, perché pochi sanno che molti di noi continuano a protestare, continuano a sentire dentro questo dramma, perché tutti stiamo vivendo lo stesso dramma, anche nel silenzio. Vi dico questo semplicemente per una cosa, perché quello che vogliamo dare oggi, a differenza magari dell'anno scorso dove digiunavo per chiedere un incontro con il Presidente della Regione Sicilia, per avere risolto un po' forse quello che pensavamo potesse fare in Sicilia. Oggi invece digiuno per un'altra cosa, digiuno perché voglio che ricominciamo a sperare che cambiare è possibile, perché io comprendo la delusione che un po' tutti noi abbiamo, lo stato d'animo, che sì, lottiamo, però in effetti forse no, non ci crediamo appieno che si possano risolvere le cose. E se ragioniamo, logicamente così. Cioè, in effetti sbattiamo contro un muro di gomma. Però io mi rivolgo a voi, che la maggior parte, dico, nonostante tutti gli operatori della scuola che possono essere il collaboratore scolastico, l'amministrativo, il tecnico, ma la maggior parte di voi che mi state ascoltando siete gli insegnanti. E essere insegnante, per esempio, nella scuola non c'è l'obbligo di timbrare il tesserino semplicemente perché l'insegnante non viene ritenuto un lavoratore qualsiasi, ma si è insegnanti 24 ore al giorno. Questo significa che l'insegnante ha un carico superiore nei confronti della società, deve essere d'esempio e deve poter credere nel cambiamento nonostante la ragione dica no, perché è questo che la storia in effetti ci ha insegnato. Dico, non è per rievocare grandi nomi come Gandhi o come i partigiani, però i cambiamenti vengono quando non si dà più ascolto alla ragione. E io sono sicuro che dentro ognuno di voi c'è il coraggio e c'è la forza di andare avanti. Quello che ci manca è la speranza di crederci. E se oggi noi cominciamo a digiunare, non è soltanto per difendere il nostro posto di lavoro, ma per cominciare, se è possibile, ad accendere quella scintilla che già è dentro ognuno di voi, per ricominciare a prendere le redini in mano di questo paese. Perché i governi regionali, parlo di quello siciliano, il governo nazionale, sappiamo tutti quanto fa schifo. Diceva Peppino in passato che la mafia è una montagna di merda. Noi possiamo dire esattamente di questi onorevoli che sono una montagna di merda e non hanno nemmeno quella dignità di avere un po' di rossore in faccia quando vanno a sbandierare i loro decreti, a tagliare sulle spalle non solo di noi che ci lavoriamo nella scuola pubblica, ma sulle spalle dell'intera società, perché sappiamo tutti che la scuola pubblica è una delle più grandi conquiste della Costituzione italiana. Ecco cosa ci tocca difendere, ed ecco perché se non lo facciamo noi, se non lo fate voi che mi ascoltate e siete i docenti, ma chi credete che possa farlo? Chi credete che possa farlo? Io ci credo, io vi invito a crederci insieme a noi.